vabbè, premetto che ho sofferto di depressione, però ecco, l'incontro col dottore, diciamo che è avvenuto per altri problemi che io avevo, ecco. Allora, io avevo problemi di gastrite, di mal di testa, di colite spastica, di stipsi cronica, avevo dolori cervicali articolari e non per ultimo un gozo nodulare alla tiroide con questa attività della tiroide altalenante, un po' ipo, un po' iper, eccetera. Ecco, diciamo che accennai appena al disturbo depressivo con il dottore perché ormai ero abituata a conviverci. Ecco, ormai era un disturbo radicato Ma e lei per, acquisito. mi scusi signora Albertina, ma per questa depressione lei ricorreva anche a qualche pasticca? O... No, devo dire che io prendevo saltuariamente delle gocce quando avevo delle crisi di ansia. No, ho Non sempre era cercato di... sottoterapia, quindi, No, io sottoterapia no. vabbè, avevo fatto un percorso di psicanalisi, però ho evitato di prendere, diciamo, le pastiglie, ho evitato di prendere, ho rifiutato, diciamo, di fare delle cure specifiche perché non, così, i farmaci non, diciamo che mi fanno paura certi Ho farmaci, ecco. capito. Quindi ho sempre evitato, insomma. Ecco, quindi lei si è rivolta al dottor Piero per altre patologie, diciamo, di natura fisica. Poi Esatto. marginalmente nel parlare, nell'incontro, ha accennato anche a questo suo stato dell'umore, tendente al depresso, Sì, insomma. beh, il dottore mi ha chiesto quello che mangiavo. Ecco, io allora diciamo che facevo fatica a mangiare cibi solidi, non gradivo cibi solidi e quindi mangiavo soprattutto latte. Io prendevo tantissimo latte, quindi colazione, latte con biscotti o brioche o insomma dolcetti, eccetera, merenda, latte, cena, a volte anche latte, fette biscottate, eccetera, perché comunque... Così, questo cibo semiliquido, così avevo meno difficoltà, ecco, a mangiare. Quindi il dottore ovviamente mi ha tolto subito il latte. Quindi era il suo alimento base Sì, era un rifugio proprio. sì. Dicono anche che nel latte cerchiamo la figura materna, no? Ma Per può cui può essere. essere. Ma lei inizialmente l'ha fatto volentieri, cioè di togliere il latte, o ha sofferto No, non ho sofferto parecchio, a... ho sofferto parecchio anche se poi stavo È stato un talmente sacrificio. male, sì, all'inizio sì, devo dire, però così, stavo appunto talmente male che a quel punto ho detto niente, seguo questi consigli anche perché comunque io avevo sentito parlare del dottor Mozzi e di persone che veramente erano state bene dopo aver cambiato alimentazione, quindi... Era Così, convinta, ha ero convinta, sì, ero fatto proprio questo convinta. sacrificio, ma con la convinzione di ricercare la sua salute. E com'è andata? Di Ma devo dire che è andata quanto tempo fa bene. stiamo parlando, signora Albertina? Un Stiamo parlando di un anno e mezzo fa. anno e mezzo. Sì, e oltre al latte, vabbè, mi ha tolto poi gli zuccheri, le farine, il salume, insomma, e via dicendo. E ha introdotto quelle cose che avrebbero dovuto farmi bene, che infatti mi hanno fatto bene. Quindi la soia piuttosto che le lenticchie, piuttosto che alcune verdure, parecchie verdure, poi alcune proteine, ecco, e semi oleosi, eccetera. Sì, devo dire che effettivamente allora, nel giro di qualche settimana io ho avuto dei notevoli miglioramenti per quanto riguardava i problemi dello stomaco, Ecco, i dell'intestino, disturbi, quelli eccetera. che aveva segnalato, appunto. Esatto. E appunto, essendo che quelli si erano anche sistemati ed ero molto contenta per questo, però insomma la depressione è una brutta bestia.
chi ha sofferto di questo disturbo, penso che così possa condividere questa espressione, perché veramente è una cosa che non ti, a un certo punto non ti fa più vivere. Insomma. Ma in sostanza la sua depressione la portava a limitarsi in che cosa? In che cosa era limitata la sua vita? Non usciva, non aveva contatti, non... Ma guardi, non riusciva a affrontare le situazioni comuni. Io avevo una difficoltà enorme ad affrontare le situazioni comuni e poi, per dire, al mattino apri gli occhi e senti veramente il corpo che si sprofonderebbe nel materasso, cioè è proprio una sensazione tremenda, cioè non hai la forza, la volontà di alzarti, ti manca la volontà di alzarti, di affrontare la giornata, di affrontare gli impegni. E fai tutto con un'enorme fatica, non usciresti neanche di casa. Io mi sforzavo, andavo e andavo a lavorare, eccetera, però era un dispendio di energie enorme. E ecco, e allora mi ricordo che dopo, non so, 2 o 3 mesi, pensai, ah, caro dottor Mozzi, la sua alimentazione funzionerà per i problemi fisici, ma per quanto riguarda la sfera psichica ci vuole ben altro. Però non ho mollato, ho continuato comunque ad alimentarmi come mi aveva prescritto il dottore, come mi aveva indicato il dottore, e ho continuato così anche perché comunque avevo risolto dei grossi problemi, e dopo quasi un anno, devo dire, e, ecco, una mattina mi sono svegliata completamente con una persona completamente diversa. Sembrerà quasi incredibile, però io mi sono sentita bene, cioè un'energia, una volontà, cioè il fatto di alzarsi, andare in cucina, alzare la tapparella e dire io oggi avrò queste cose da fare, le faccio con volontà, con forza, con energia, ecco, era una cosa che a me non capitava da anni e lì mi sono dovuta ricredere. Bene. E adesso riesce a mantenere questo stato, diciamo così, di benessere, non solo sì, fisico, ma anche dell'umore, ecco, questa rinnovata energia? Ce l'ha sì, ancora? Sì? Sì, direi proprio di sì. Io che, cioè, le dico, non avrei mai pensato che l'alimentazione così potesse condizionare una situazione psichica ed emotiva, ecco. Pensavo che potesse condizionare, cioè, altri tipi di disturbi, ma quello fosse un po' fuori certo, dalla... Invece no, devo dire che insomma, mi sono dovuta ricredere. Ha funzionato. Ecco perché noi abbiamo ritenuto importante la sua testimonianza, anche attraverso una semplice telefonata, però se capito, penso che il pubblico abbia capito che è una storia sincera, una storia vera. Adesso la salutiamo, sì, ma prima vorrei che vi scambiaste 2 parole, da paziente sì, a medico. No, beh, credo che sia una persona bravissima e come tutte le persone che ci mettono impegno riescono ad ottenere dei risultati validi. Poi certamente sarebbe sempre meglio magari... a volte ci sono problemi di distanza, di lontananza. Un conto sarebbe ad esempio poter, se queste chiamiamole cure, che poi altro non è che proprio seguire un'alimentazione corretta che va a tamponare, a rimediare, a ricucire tutto quello che c'è stato a tutti i livelli, in tutti gli organi, che sia la tiroide o che sia il cuore, che sia il fegato o che sia il sistema nervoso, se ci fossero, come ci sono diffusi su tutto il territorio, i vari centri preposti a questi tipi di malattie, di patologie, che imparassero a inserire anche nelle loro cure questa possibilità, e lì sarebbe veramente, i risultati si otterrebbero ancora in modo molto più rapido, invece che magari dovessi sentire a distanza di mesi e mesi, perché poi magari una persona può magari, diciamo, non mettere in pratica correttamente le cose, come ad esempio è stata con la storia di Simone, che lì ci si era sentiti in precedenza, ecco, e poi non era stata ben capita la questione alimentare come doveva essere fatta. Poi in seguito proprio lo stato di, anche proprio di malessere dell'apparato digerente di Simone, allora poi ci siamo rivisti, risentiti, e lì è stata proprio allora messa in pratica come si deve l'alimentazione corretta, e lì ci sono stati grossi miglioramenti. E comunque signora, io la ringrazio della sua testimonianza. Posso... Che fa...
posso dirle un'ultima cosa, sì, dottore? Ecco, sentivo quello che diceva prima a proposito del conosci te stesso, e penso che mangiare quello che fa bene aiuti sicuramente a conoscere se stessi. E quando si dice che noi siamo quello che mangiamo, io mi sono convinta che è proprio così. Infatti, cioè, se mi capita di sgarrare, sento riaffiorare i vecchi problemi, so benissimo il perché, quindi mi rimetto in riga, e questa consapevolezza è un grosso vantaggio, cioè fa la differenza. Diciamo che io devo ringraziare il dottor Muzzi, lo ringrazierò sempre per questa acquisizione di consapevolezza soprattutto, quindi la ringrazio veramente di cuore.